Come vedete, oggi facciamo G2 Basic, parliamo di trasformazioni del piano e soprattutto, in modo non sorprendente, di come usarle per risolvere problemi delle Olimpiadi. Io mi chiamo Alessandra, vi saluto. Potete in qualunque momento su Zoom interrompermi, farmi domande, e in effetti io sarei molto molto confortata se voi interveniste un pochino durante la lezione. Avrò continua tentazione di farvi qualche domanda e di solito saranno domande non difficili, spero. E se volete rispondere, questo mi conforterà moltissimo. Se qualcuno di voi, so che forse nei giorni scorsi non è stato così, ma se qualcuno volesse tenere la telecamera accesa, a me fa solo piacere. Credo che non dovrebbe essere visibile nello streaming su YouTube, dovrebbe essere impostato perché si veda soltanto lo speaker. Spero di non stare dicendo qualcosa di sbagliato, ma insomma, ecco, e mi fa molto piacere vedervi e ascoltarvi. Ok, mi dicono che solo se parlate potreste diventare visibili, quindi fatelo comunque con coraggio. Ok, per quanto riguarda le interazioni, io cercherò di tenere d'occhio la chat qui, se riesco, e la chat su Rocket Chat. Non riuscirò a tenere d'occhio la chat su YouTube, nel caso qualcuno tenda a usarla. Non so se c'è, e se c'è qualcuno che ha modo di dare un'occhiata alle domande che compaiono e fermarmi se io ignoro tutto quanto e farmelo presente, ottimo. Con questo direi che sono finiti gli annunci. Cominciamo con la lezione vera e propria. Allora, trasformazioni del piano, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di trasformazioni che mandano punti del piano in punti del piano. Fin qui una definizione estremamente generica, quindi quasi qualunque cosa detto così è una trasformazione del piano. Naturalmente siamo interessati a trasformazioni del piano che abbiano un po' di struttura e che si comportino in modo particolarmente bello. La prima categoria che per adesso nominiamo, ne parliamo un pochino, però la abbandoneremo presto perché è un po' restrittiva, che conoscete, penso, più o meno tutti, è quella delle isometrie. Quindi, cosa sono le isometrie? Sono trasformazioni del piano che conservano tutte le distanze. Cosa voglio dire? Che se prendo due punti e li trasformo tramite questa mia trasformazione, la distanza tra i due trasformati nel piano è la stessa della distanza originale fra questi due punti. Ora, voi avrete presente un sacco di esempi di trasformazioni del piano e qui ci stiamo un po' riscaldando, vediamo se qualcuno decide di fare una proposta di esempio di un'isometria. Beh, l'identità. L'identità è sicuramente un'isometria. Se lasciamo tutto com'è, sicuramente non cambiano le distanze. La traslazione. Un altro esempio abbastanza scontato, fra virgolette, perché poi nessuno di questi esempi è scontato, tutti quanti sono utili in un modo o nell'altro, ma le traslazioni, ok. Allora diciamo, per esempio, abbiamo un vettore V e possiamo traslare ogni punto del piano
di questo vettore V, in particolare, per esempio, questo punto P andrebbe a finire in questo punto P primo, quindi abbiamo le traslazioni. Altre proposte? La simmetria Rotazione. assiale. Ok, due proposte contemporanee. Rotazioni, allora per fare una rotazione ho bisogno di un centro di rotazione e di un angolo di rotazione. In questo caso magari questo P' andrà a finire in P secondo tramite una rotazione. Rotazioni. Perfetto, e qualcun altro mi ha proposto nello stesso identico istante la simmetria assiale. E infatti siete stati bravi e precisi. Se prendo, diciamo, questa l'ingrediente che serve per fare una simmetria è una retta R, data questa retta R, posso fare la simmetria assiale, questo punto P secondo, per esempio, va a finire nel punto che si ottiene tracciando l'ortogonale R per P e prendendo la stessa distanza dall'altra parte della retta. Ok, quindi abbiamo questo P terzo e questa la chiamo simmetria. Ora, avete ragione a chiamarla simmetria assiale perché a volte si chiama simmetria anche la simmetria centrale, che è un altro tipo di trasformazione che non è una simmetria assiale. A volte le simmetrie assiali le si chiamano riflessioni. Però vi dico fin da adesso che cederò alla mia tentazione di riferirmi alle simmetrie assiali chiamandole sempre semplicemente simmetrie. Quando dico simmetria voglio dire una simmetria assiale. Ok, domanda. Queste sono tutte le possibili isometrie, nel senso che data un'isometria, questa è sicuramente o una traslazione o una rotazione o una riflessione? Questa potrebbe cominciare a essere una No. domanda non ovvia. No. E in effetti, sicuramente cosa posso dire? Che nota, diciamo così, nota, le composizioni di isometrie sono isometrie. Quindi a priori posso comporre quante traslazioni, rotazioni e simmetrie voglio per ottenere isometrie che, detto così, potrebbero essere anche molto complicate. Non lo so, potrebbero essere molto difficili da descrivere, potrebbero essere sequenze lunghissime di traslazioni, rotazioni e simmetrie. Ora ne parliamo un attimo, diamo un paio di dettagli in più. Detto questo, va bene, le isometrie cosa fanno? Conservano tutte le distanze, quindi essenzialmente potremmo quasi dire che le isometrie conservano tutto, nel senso, un'altra nota. Nota. Isometrie conservano le forme, nel senso che tramite un'isometria sicuramente una retta diventerà una retta, sicuramente un pentagono regolare si trasformerà sempre in un pentagono regolare, un triangolo sarà un triangolo, non solo sarà un triangolo, ma sarà un triangolo che sia congruente a quello di partenza. In particolare, diciamo che io ho ABC, triangolo, e A' B' C' congruente,
cosa so? Che esiste un'unica isometria che manda ABC in A', B', C'. Ok. Quindi queste isometrie sono essenzialmente movimenti rigidi del piano, con una piccola particolarità che è che le simmetrie assiali invertono l'orientazione. Quindi finché mi sto limitando a fare rotazioni e traslazioni, va bene, sto essenzialmente mantenendo il mio piano così com'è, viaggiando, girando il mio foglio, non succede niente. Per fare una simmetria assiale devo rovesciarlo essenzialmente. E le simmetrie, se volete, hanno un ruolo particolarmente importante in questo. Sì? Una simmetria rispetto a un punto, rispetto alla simmetria centrale, non è un'isometria? La simmetria centrale è un'isometria, ok. Ma secondo te c'è in questa lista? Come la esprimeresti? Beh, se conserva, se usiamo come definizione conserva le distanze, sì? Sì, sicuramente conserva le distanze. Ora, quello che io non ho chiarito per ora, ma che sta per arrivare, è che con traslazioni, rotazioni e riflessioni, combinandole, si riescano a fare tutte le isometrie possibili. Ora, questo non te l'ho ancora dimostrato, te lo sto per dimostrare, ma in particolare per quanto riguarda, per esempio, la simmetria rispetto a un punto, quella è una rotazione, se ci pensi. Perché la simmetria rispetto a un punto è una rotazione di 180 gradi. Giusto? Sì, sì, ho capito. Quindi, grazie. È vero? C'è in questa lista, se vogliamo, l'abbiamo già immaginata come una rotazione con angolo alfa 180 gradi e il centro di simmetria, il punto O, centro della rotazione. Quello che stavo per dirvi è che in effetti questo dubbio di, vabbè, ma magari ci sono mille miliardi di isometrie che si esprimono in maniera complicata e si potrebbero esprimere in altri modi meglio rispetto che pensando a queste traslazioni, rotazioni e riflessioni. Questa preoccupazione è legittima, ma per fortuna non necessaria. Nel senso che una cosa che vi voglio dire sulle isometrie è che un'altra, facciamo fatto, e poi ce ne convinciamo anche, qualunque isometria è, diciamo così, si può esprimere come composizione di fino a tre riflessioni. Prima di cercare di convincerci di questo fatto, notate che cosa vuol dire questo. Starei sostenendo, per esempio, che sia le traslazioni che le rotazioni non siano così indispensabili in questa mia descrizione iniziale. Potevo dire semplicemente che le isometrie sono tutte le possibili composizioni di riflessioni. Ma in effetti, se ci pensate, una traslazione è una composizione di due riflessioni, giusto? Devo farne due per rovesciare due volte in modo da far tornare il piano orientato nel modo giusto, ma se faccio due riflessioni con l'asse parallelo, posso ottenere gli assi paralleli, posso ottenere qualunque traslazione. E una rotazione, dovete pensarci un attimo per convincervene, ma potreste costruirla come la composizione di due riflessioni
in cui gli assi non sono paralleli ma si incontrano. Ora, per la verità, convinciamoci al 100% di questo fatto, perché questa descrizione che ho dato, cioè si possono fare delle rotazioni e si possono fare delle traslazioni con le riflessioni, non è una dimostrazione del fatto che vi ho scritto lì. Con questo fatto vogliamo dimostrare che tutte le isometrie si scrivono in questo modo e che bastano addirittura tre riflessioni per scrivere qualunque isometria. Ma il motivo essenzialmente qual è? Pensate a un'isometria qualunque e scegliete il vostro triangolo preferito nel piano. Vediamo se ce la facciamo a fare un triangolo. Ok. 1, 2 e 3. Lo chiamerò ABC, forse. No, forse non è neanche necessario. Adesso, dove andrà questo triangolo tramite un'isometria? Sento che c'è una domanda, ma se qualcuno riesce a leggerla e può farla a voce nel frattempo, faccio prima. Forse non c'entra niente con noi in quel caso. Intanto io tento questo disegno. Devo tenerlo della stessa misura, effettivamente. Però diciamo anche che lo faccio congruente, ma potrebbe essere un po' simmetrico. Primo, ma in realtà è primo di primo C. Ok, adesso immaginiamo di avere un'isometria qualunque. Ho scelto il mio triangolo fucsia e ho stabilito in che triangolo va a finire. Ok, una volta che trovo una composizione di al più tre riflessioni che mandi il triangolo rosa nel triangolo azzurro, per unicità ho scoperto che quella composizione di al più tre riflessioni è la mia isometria originale, per via della rigidità delle isometrie. Una volta che ho fissato dove va un triangolo, so dove va tutto il resto. Ok. E ci riesco a mandare un triangolo nell'altro con tre simmetrie? Beh, effettivamente sì, dovrei farcela. Nel senso che, cosa farò? Vabbè, non si vede molto bene, ma diciamo che voglio mandare A in A' tramite una riflessione, giusto? Quindi se rifletto il tutto tramite questa retta R1, che succede? Che dove questa retta R1, come l'ho creata? Disegnando A' e prendendo l'asse. Adesso mi ritrovo con un triangolo che sarà, fatemi fare una cosa un po' approssimativa, circa qui, circa qui, circa qui. D'accordo. Questo è il mio primo triangolo FDA. F di B, F di C. E adesso che succede? Che posso scegliere un altro punto da far andare dove voglio che vada. Per esempio, potrei dire voglio tenere fermo A, che è andato già di suo nel posto giusto. Perfetto. E adesso voglio prendere
il trasformato di B, che è F di B, e mandarlo su B'. E in effetti cosa faccio? Prendo questo segmento, prendo l'asse, più o meno, questo è R2, e questo diventa G di F di B. Okay. Questo è G di F di A. E ottengo un triangolo che ha questo lato, che adesso è giusto. E vediamo un attimo. Devo riflettere il lato, vedete, devo riflettere il punto verde F di C rispetto alla retta viola. E mi verrà questo G di F di C. Giusto? Che cosa per succede? Ma per tenere A fisso in un punto, cioè per non modificare la posizione di... Scusate. Non deve passare R per A, appunto. È giustissimo, infatti. Deve passare R per A, verissimo. Però quello che volevo fare era disegnarlo giustamente passante per A. Grazie di questo commento che mi dice che state effettivamente ascoltando. Ok, perché ho sostenuto che A rimanga fermo dopo la prima riflessione? Io vi ho detto, prendo la retta, come retta viola, diciamo, l'asse del segmento fra B' e F di B, giusto? Non l'ho disegnato correttamente e non ho commentato il fatto che quest'asse deve passare per A, in realtà. Fatemelo disegnare con un tentativo, sì, se mi fa una retta. Invece. Ma quindi per regola sempre passa per A? Oppure dipende da come è fatto l'asse? Dobbiamo capire se ho fatto un errore o se passa sempre per A. Vedete un motivo per cui quest'asse fra F di B e B' debba passare necessariamente per A? È falso nel mio disegno, ma perché il mio disegno è fatto male, ha un po' le misure sbagliate. È perché se passa per A, non subisce nessuna riflessione, cioè rimane fermo nello stesso punto. Eh sì, questo è quello che mi piacerebbe però. Se però, cioè, è possibile che l'asse di B' F di B, in realtà mi sto riferendo a primo, non ad A, insomma, però sì, che l'asse di B' F di B non passi per quel punto lì e che io sia costretta a portarlo in giro e che quindi la mia dimostrazione fallisca completamente. Questo è un punto importante di questa dimostrazione. In realtà c'è un fatto che so e che non sto usando, perché se guardate il triangolo... Forse che esoscele. Non ho sentito, ma poteva essere la cosa giusta. Che ha... Esatto. Che... A primo C primo B primo è uguale a AF BF CF, quindi AG, e quindi a GB è uguale a AB primo, okay. Cioè A primo è uguale a primo GB primo, cioè GP, e quindi essendo un triangolo isoscele, l'asse passa per il vertice. Esatto. Allora, fammelo ripetere in modo che spero seguano e capiscano tutti quanti. Allora, io ho creato la mia retta verde R1 semplicemente con l'obiettivo di mandare A in A primo. Fatto. Ok, poi ho trasformato ciascuno dei punti A, B e C e si sono trasformati nei punti F di A, che è A', F di B e F di C. Adesso il triangolo F di A, F di B, F di C è semplicemente simmetrico rispetto al triangolo ABC, che significa che il segmento fra F di A e F di B, siccome questa la simmetria era un'isometria,
ha la stessa lunghezza del segmento AB. E d'altra parte, per ipotesi, la stessa lunghezza ce l'aveva anche il segmento A'B'. Quindi questo segmento F di A, F di B è uguale a questo segmento A'B'. E a questo punto la retta R2 che io traccio, che è l'asse di F di B, B', in modo che facendo la riflessione rispetto a questa retta, F di B finisca su B', come dovrebbe succedere, quest'asse è in realtà passante per A', perché è l'altezza e mediana e asse del triangolo isoscele A'B'FDB. Spero che questo sia chiaro. Questo era un punto cruciale della dimostrazione. A questo punto, adesso che so che R2 passava necessariamente per A', ho ottenuto finalmente il triangolo violetto. Il triangolo violetto ha i punti A', cioè F di A, cioè G di F di A, perché A l'ho spostato una volta e poi l'ho tenuto fermo rispetto a R2, e B', perché B è andato in F di B e poi è stato riflesso lungo R2 ed è diventato B'. Quindi un segmento è giusto. Adesso ci sono due possibilità. Una è quella che ho disegnato io, che è quella un po' più complicata, e una è ancora più semplice, perché il triangolo viola è congruente al triangolo rosa e al triangolo azzurro, d'accordo? Quindi, visto che il triangolo viola ha un lato in comune con il triangolo azzurro, ci sono solo due possibilità per questo punto qui che ho chiamato G di F di C. O è il punto C primo, e se è il punto C primo ho finito, ho ottenuto la mia isometria originale. Giusto? La mia isometria originale si scrive come composizione di soltanto due simmetrie. D'accordo? Oppure non è il punto C', ma se non è il punto C' c'è veramente poca scelta, perché ce ne sono due di copie di quel triangolo che abbiano base A'B'. E in quel caso l'ultima riflessione che devo fare la farò di un colore marrone ed è R3, questa retta qui. Ma R2 l'abbiamo tracciata in base a cosa? R2 l'abbiamo tracciata per mandare il punto corrispondente a B nel triangolo verde esattamente su B', cioè dove deve arrivare in fondo. Ok. Sì, e abbiamo scoperto che per fortuna non ci andava male e lasciavamo fermo il punto in cui avevamo spostato A, che era già in A' e rimane in A'. E l'ultimo passaggio, una volta che ho il mio triangolo A'B', G di F di C, è eventualmente riflettere rispetto alla retta A'B', in modo che C sia passato dal C fucsia, questo, sia poi diventato il C verde, questo, poi l'ho riflesso rispetto alla retta violetta e l'ho messo qui, e l'ultima riflessione rispetto alla retta marrone e me lo porta in C'. D'accordo? Cosa è successo? Siamo partiti con un'isometria qualunque, giusto? Abbiamo detto, prendiamo un triangolo qualunque, andiamo a vedere dove viene mandato da questa isometria e abbiamo dimostrato che abbiamo tre, o al più tre, perché magari non mi serve neanche la retta R3, riflessioni che mandano il triangolo iniziale nel triangolo d'arrivo. E quindi la composizione di queste tre riflessioni non può che essere l'isometria iniziale. D'accordo? E quindi niente, questo è un risultato, diciamo, teorico, se volete, ma importante, perché queste isometrie non era tanto chiaro come potessimo descriverle tutte contemporaneamente.
un modo di descriverle tutte è dire, vabbè, le isometrie del piano sono le trasformazioni che si scrivono come composizioni di al più tre riflessioni. E quindi possiamo anche descriverle tutte in funzione soltanto delle simmetrie assiali. Ok, detto questo, vediamo cos'altro voglio dirvi sulle isometrie. Ah, un'altra nota vi voglio fare, però molto veloce, perché è qualcosa di cui avete già parlato ieri. E cioè, una cosa importante, come si usano le isometrie nei problemi? Uno dei modi in cui si usano per risolvere i problemi, al di là del fatto che magari ci siano delle isometrie già nel testo del problema, che potrebbe chiedervi di prendere versioni ruotate o riflesse di punti, ma una cosa importante è che si possono usare sapendo come scriverle in coordinate. Un approccio possibile ai problemi di geometria, spesso molto utile e che avete già visto ieri, è quello di fare i conti. In quest'ottica, sempre utile saper scrivere ciascuna di queste isometrie come volete nel vostro sistema per fare i conti, che sia coi vettori, coi complessi, però visto che ieri essenzialmente avete scritto formule per fare questa cosa. Questo è un modo. Ora, le isometrie di per sé sono una classe di trasformazioni molto piccola, sarete d'accordo con me. Sono belle nel senso che conservano assolutamente ogni cosa possibile e immaginabile, però sono anche un po' troppo rigide per tanti versi per usarle per fare cose chissà quanto sofisticate. E in effetti, ora, il discorso che faremo oggi è più che altro nell'ottica di soluzioni sintetiche più che in conti, e le isometrie compariranno più volte, però spesso combinate ad altre trasformazioni un pochettino più generali. E quindi io passerei già, di che colore l'ho fatto? Rosso, va bene, facciamo un altro titolo rosso, a un'altra classe di trasformazioni, che è quella delle omotetie, che penso anche in questo caso tutti conosciate. Ora facciamo un ripassino veloce. Le omotetie sono essenzialmente dilatazioni del piano. Come funzionano? Dato un centro O di omotetia e una ragione, diciamo, lambda, che sia un numero reale, fatemi scrivere così, reale diverso da zero, vuol dire quello che sto scrivendo. Cosa fa l'omotetia di centro O e ragione lambda? Dato O, dato un punto P qualunque, P va in P' sulla retta OP, e diciamo, fatemi fare la retta OP, sto, mi si raddrizza, ok, è ottimo. Facciamo P' potrebbe stare per esempio qua, se questo sarebbe lambda uguale 2, perché il punto immagine sta sulla retta OP ed è tale che OP' uguale, fatemelo scrivere così, lambda volte la lunghezza di OP, d'accordo? E
P' sta dalla stessa parte di P se solo se lambda è positivo. Se lambda è negativo, P' è sempre tale che la lunghezza di OP' sia lambda volte quella di OP, però sta dall'altra parte di O rispetto a P. Quindi, per esempio, quel P' blu scuro sarebbe una omotetia di centro O e ragione lambda uguale a 2, e potremmo mettere un altro P' alternativo rosso qui per centro O e lambda uguale meno un mezzo, per esempio. D'accordo? Questa è la definizione di omotetia. Ora, cosa fanno le omotetie? Abbiamo detto prima che le isometrie conservavano praticamente tutto, perché conservano tutte le distanze e di conseguenza conservano tutte le forme. Nel caso delle omotetie, cosa conservano e cosa non conservano? Conservano i rapporti tra le misure. Per esempio, questo è importante, tra l'altro, e il fatto che tu mi stia dicendo conservano i rapporti fra, diciamo, sì, le misure, lo stai dicendo giustamente più in generale che lunghezze, me lo dici perché in effetti in generale, perché ora ci sono delle omotetie che sono isometrie, ora ne parliamo fra un attimo, ma in generale non conservano le lunghezze o nemmeno le aree, diciamo, però conservano i rapporti fra lunghezze e anche i rapporti fra aree. In particolare i rapporti fra lunghezze, nel senso dati due punti, la distanza fra i due trasformati rispetto alla distanza fra i due punti originali è sempre lambda volte. Per quanto riguarda le aree vengono riscalate con lambda quadro. Scusate, provo a vedere se riesco. Ah, no, se riesco a vedere chi parla su Rocket Chat. Così. D'accordo. No, non sto più riuscendo a trovare la pagina, scusate. Ok. Sì? Posso chiedere un attimo? Volevo chiederle, ma se prendiamo un punto P, dobbiamo usare un'omotetia sul punto P e prendiamo O coincidente con P, poi P diventa una circonferenza perché non abbiamo una retta se è un punto, quindi... Ok, effettivamente è una domanda legittima. Ora, vedo adesso quanto tempo fa era da tanto tempo fa. Vabbè, c'era una domanda sugli angoli da considerarsi orientati, ma in generale io non sto usando la notazione degli angoli orientati, neanche prima. Ok, mentre la tua domanda di adesso è essenzialmente cosa succede al punto O quando pratichiamo un'omotetia di centro O. Ora, se ci pensi, a volte conviene ignorare per certi versi tutta questa definizione che ha l'aria un po' complicata rispetto alla tua intuizione di cosa sia un'omotetia di centro O, che è semplicemente una dilatazione. È prendere questo iPad e fare zoom, così. È esattamente questa un'omotetia, tutto lì. Quindi non dovrebbe sorprenderti il fatto che il centro O dell'omotetia sia mandato in se stesso dall'omotetia.
E se provi a rileggere la definizione così come l'abbiamo data, non è niente di tragico effettivamente, la possiamo interpretare perché quello che stiamo dicendo abbia senso. Cioè, se P è proprio O, in realtà dovrebbe andare su una retta che congiunga O e P. Di queste rette ce ne sono infinite, giustamente. Nel senso che è una retta passante, però va bene. Però se ci pensi, la condizione dopo, che dice che la distanza fra O e l'immagine di P deve essere lambda volte la distanza fra O e P, ti dice che debba essere zero. Perché questo qui, questo termine qui, OP è zero se O è la stessa cosa di P. E quindi ti sta cercando di dire questa definizione di prendere un punto su una retta passante per O a distanza zero da O. Quindi è tutto perfettamente coerente con l'immagine mentale che abbiamo. Un'omotetia di centro O lascia fermo O. Parentesi, O è l'unico punto lasciato fermo, a meno che l'omotetia non sia l'identità. In quel caso rimane fermo tutto. E quest'ultimo commento che ho appena fatto possiamo portarlo leggermente più avanti. Quali sono le omotetie che sono isometrie? Esistono delle omotetie che siano isometrie? Sappiamo dire esattamente quali sono? Quelle con la ragione 1. 1 e meno 1. Corretto, quelle di ragione 1 e meno 1. E giustamente quella di ragione 1 è l'identità, quella di ragione meno 1 è la nostra amica, la simmetria centrale di cui abbiamo parlato prima. Ok, stavamo dicendo che conservano i rapporti fra lunghezze e i rapporti fra aree, perché le lunghezze si moltiplicano per lambda, le aree si moltiplicano per lambda quadro, e conservano le forme, fatemi dire così, fra virgolette, nel senso che vengono riscalate. Ora, una cosa che sapete è che le rette tramite omotetie vanno in rette, questo si può dimostrare, ma è tutto nella sezione pillole del senior, penso che anche a scuola potreste averlo dimostrato in dettaglio. Le rette vanno in rette e in generale le figure vanno in figure non congruenti, ma simili. Quindi le omotetie conservano ancora quasi tutto. No? Stiamo semplicemente facendo uno zoom sul piano, niente di grave. Non conservano le lunghezze, ma insomma conservano per esempio quindi gli angoli e quindi di conseguenza di tutto di più, parallelismo, perpendicolarità, tutto quello che volete. Le rette vanno in rette, anzi fatemi non scrivere quello che stavo per scrivere e chiederlo a voi, visto che vi vedo sul pezzo. Allora, prima abbiamo detto, no, che se ho due triangoli congruenti ho sicuramente un'isometria che manda il primo nel secondo. Bellissimo. E adesso io ho detto che tutto sommato cosa sono le omotetie? Sono non proprio come le isometrie, ma sostituiscono al concetto di congruenza che avevamo per le isometrie il concetto di similitudine. Domanda per voi. Se io ho un triangolo qualunque e un triangolo simile, è vero che esiste un'omotetia che manda uno nell'altro? Intanto lo disegno.
Non ho sentito. Bisogna sì. scegliere opportunamente il centro di omotetia per farla traslare durante l'omotetia. Lo sapevo che vi avrei imbrogliato con questa domanda. In realtà no. Una singola no. Ok, ok. Ci sono dei problemi qui. Ma non solo una singola no, ci sono molto più fondamentali problemi. Domanda, me la scrivo anche. Domanda. Posso mandare triangoli in triangoli simili via solo omotetie? Non generale. Si possono compiere rotazioni, non si possono compiere. E in teoria per... Il problema sta in sostanza nelle rotazioni. Non dovrebbero essere paralleli i lati per poter passare Corretto. Con omotetia, quindi per forza una rotazione deve avvenire prima. Questo è esattamente il problema fondamentale. Poi ci potrebbe anche essere il problema di una simmetria di mezzo, se sto dicendo che i triangoli sono simili ma orientati diversamente. Ma anche ignorando questo problema, questo è vero solo se i lati sono 2 a 2 paralleli. Vi metto una nota, cos'è il fatto importante qui? L'immagine omotetica di una retta è parallela all'originale. Quindi già devono essere con i lati 2 a 2 paralleli per poterli mandare uno nell'altro via un'omotetia. Se questo è vero, se lo sono, allora ok. Se unisco i punti che devono andare uno nell'altro, quello che succede è che le tre rette che si formano concorrono. Scusate, nel frattempo qualcuno di voi, così come in una parola, diciamo, se il caso fosse un caso tipo questo, no? Qualcuno di voi in una parola saprebbe suggerire come... No, non lo vuole spostare, va bene. Come dimostrare che se i lati sono paralleli, allora la sapete fare un'omotetia che trasformi un triangolo nell'altro? Diciamo, esercizio. Si potrebbe far passare semplicemente una retta da un punto all'altro, mettiamo il punto all'estrema destra, diciamo C. Facciamo passare una retta da là, scegliamo un punto O a sinistra e facciamo passare e congiungiamo poi gli altri punti che andranno per forza di cose a finire in quello stesso punto. Cioè, vuoi dimostrare che congiungendo i punti che devi mandare nei punti, le tre rette che si ottengono concorrono. E un modo di farlo è, diciamo, se volete, l'inverso di Talete. Dimostrare questo genere di cosa sulle omotetie di solito coinvolgerà Talete più o meno in un modo o nell'altro, sarà l'idea. Ok, questo diciamo un esercizio semplice. Adesso, cosa vogliamo dire? Sì, questo
questo discorso che abbiamo appena fatto già è interessante perché ci dice che le omotetie sono comunque un po' restrittive rispetto a quello che potremmo voler fare. E infatti nella seconda parte della lezione parleremo di trasformazioni un po' più generali che mettono l'ingrediente che ci mancava qui, quello delle rotazioni, per fare le cosiddette rotomotetie o spiral similarity in inglese. Qualcuno di voi, se bazzica forum olimpici, potrebbe aver visto questo termine. Di questo parleremo fra poco. Ora, sto pensando se... No, vabbè, facciamo ancora almeno un quarto d'ora che abbiamo cominciato in ritardo e poi vi do la pausa, ma prima facciamo qualche esempio di come usare le omotetie. Ora, in primi due esempi, probabilmente, non so, molti di voi li avranno già visti, e in effetti mi pare che proprio ieri abbiate già parlato di retta di Eulero. Mi sbaglio? È vero? Omotetie famose. Perché un primo modo importante di usare le omotetie nei problemi è aver presente alcune configurazioni, poi questo è vero in tutta la geometria, aver presente alcune configurazioni che capitano molto spesso è sempre alla base delle tecniche di risoluzione dei problemi di geometria. Ma in questo caso potreste aver presente alcune relazioni omotetiche che esistono fra punti, per esempio, di un generico triangolo e riconoscere che alcuni dei punti che vi interessano o delle rette che vi interessano sono coinvolte nel vostro problema e, come dire, incasellare il problema nel ambito di un'omotetia può essere la risposta. Sì, no, reggerà fino alla pausa, poi si attaccherà il tablet, naturalmente. Ok, dicevamo, omotetie famose, primo esempio, retta di Eulero. È vero o falso che ve ne hanno parlato ieri? Nessuno è molto sicuro del... Io non ricordo. No, non okay, mi pare. Okay. Allora, abbiamo calcolato tipo distanza circocentro-ortocentro, però non abbiamo specificato. Ok. Allora, qui cominciamo a fare i disegni più complicati. Vediamo se ci riusciamo. Ok, ABC, intanto ABC triangolo, tutto bene. Quello che vogliamo dimostrare è un fatto di per sé molto bello, che è che O circocentro, G baricentro e H ortocentro sono allineati. In un qualunque triangolo. Allora, fatemi fare. Facciamo così. L'altezza H uscente da qui. L'altezza, voglio dire, C, HC. Faccio questa e poi la cancello. Qui c'è H. Poi ci mettiamo la mediana che va qui. Questa sarà più o meno G. E poi l'asse. Questa la chiamerò LC
e questo sarà il cerco centro. Ok? Ora voglio dimostrare che O, G e H siano allineati. Va bene. Di per sé non è così chiaro come usare le omotetie. È vero che dimostrare un allineamento si potrebbe fare via omotetia dicendo ah vabbè, questo punto va in quest'altro punto tramite un'omotetia di centro terzo punto. Questo dimostra che i tre punti sono allineati, è equivalente a dire che i tre punti sono allineati, giusto? Tuttavia, se è vero che questi tre punti sono allineati, sicuramente ne esistono una marea di omotetie che mandano un primo in un secondo tramite un terzo, no? Perché posso mettere il centro un po' dove mi pare, giusto? Quindi, perché? Che motivo c'è per scegliere uno specifico di questi punti come candidato centro di omotetia? Nel caso in cui ci fosse un rapporto ben definito tra gli altri due. Sì, cioè il fatto è sicuramente, per carità, c'è un'omotetia di centro H che manda G, no? Per definizione c'è, no? Il punto è l'omotetia di centro H, dove manda tutto il resto della figura? Posso usarla per farci qualcosa? E la risposta in quel caso è forse, non tanto, ma nel caso di un altro di questi punti che è G, c'è un'omotetia di centro G che manda O in H e che fa tutta una serie di altre cose molto belle. Perché penso che G abbia un'omotetia con lui come centro che fa cose buone? Perché ho scelto il baricentro? Quale teorema sto pensando di usare? Io intanto scrivo, però vi ascolto se volete proporre una spiegazione. Magari il fatto che il baricentro divide la mediana in due segmenti, uno dopo l'altro. Esatto, è proprio questo a cui sto pensando. Perché che succede? Che succede se faccio l'omotetia di centro G e ragione meno 2? Quello che voglio dimostrare, e ora so il meno 2 perché lo so, forse perché ho fatto il conto che avete fatto voi ieri e ho calcolato HG e GO, o forse perché ho guardato la figura e ho pensato ah ma che bello che sarebbe se HG fosse anche il doppio di GO, o forse ancora perché ho pensato al teorema della mediana e ho detto se c'è speranza di fare qualcosa di utile con un'omotetia di centro G probabilmente è un'omotetia di ragione meno 2. Perché l'omotetia di ragione meno 2 manda M, fatemelo chiamare MC, il punto medio di AB, su C. Teorema. Siete d'accordo che questo sia il teorema della mediana? Perché CG è doppio di GMC. Allo stesso modo manderà MB su B, MA su A. Ok, perché questo mi aiuta? Cos'è che io devo capire? Devo capire dove manda O. Per capire dove manda O questa omotetiva, devo capire dove manda la retta LC, cioè l'asse di AB. Dove manda LC?
domanda nell'altezza, perché invece si sposta su C. Esattamente. E perché? Perché LC è perpendicolare ad AB e l'omotetia preserva gli angoli, quindi la manda nella retta per il punto C ortogonale, in realtà ortogonale ad a chi? A, chiamiamoli A'B', cioè all'immagine del segmento AB, no? Ma d'altra parte, A'B', l'immagine del segmento AB deve essere parallela al segmento AB. Quindi, cioè, stiamo parlando della retta per C ortogonale ad AB, che è la retta che contiene l'altezza. Quindi retta CH. Quindi gli assi vanno nelle rette contenenti le altezze e quindi O va nell'intersezione delle rette contenenti le altezze e quindi in H, da cui allineamento e rapporto delle lunghezze. Ok, vediamo un po', vi faccio velocemente un altro esempio, anche questo che magari conoscete, di un'altra omotetia classica. Prendiamo in realtà lo stesso disegno che mi è piaciuto. Vediamo. Ok, e ci teniamo soltanto questa, ci teniamo le altezze. Ora, prima ho detto che un'omotetia di centro H non ci avrebbe tanto aiutato in quel caso lì, però facciamo così. Però c'è un'omotetia di centro H che è famosa, altra omotetia famosa, centro H e ragione un mezzo. Perché è famosa? Perché, vediamo un po', facciamo no, voglio un cerchio. Grazie. Ok, che bella circonferenza circoscritta. Allora, questa è gamma ABC, la circonferenza circoscritta. C'è una cosa interessante che è... Avete mai sentito parlare del lemma del simmetrico? Ora ve li scrivo. Vi scrivo due lemmi famosissimi. Il simmetrico dell'ortocentro rispetto ai lati capita sulla circonferenza circoscritta. Sì, questo stava, se non sbaglio, in una finale nazionale. Non mi ricordo di quale anno. È possibile. Tipo... Sì, tipo 2013, una cosa del genere. Avrei detto anche prima, sì, però sono cose che ritornano. I simmetrici dell'ortocentro rispetto ai lati
ai lati stanno su circonferenza blu. Ok. Cosa significa? Che, vabbè, il simmetrico dell'ortocentro rispetto ai lati è questo, come lo chiamo? KC. Per esempio, il simmetrico di H rispetto al lato AB. D'accordo? Se io applico la mia omotetia che vi ho prescritto, ok, a KA, KB, KC, loro dove vanno? KA va su HA, KB va su HC, HB, scusate, KC va su HC. Perfetto. E quindi che cosa vi dice questo? Che se fate l'omotetia di ragione un mezzo in H, dove va la circoscritta al triangolo ABC? Notate, abbiamo detto che le omotetie mantengono le forme e le riscalano, quindi certamente le circonferenze vanno in circonferenza. La circoscritta al triangolo ABC andrà, vediamo se si riesce a fare così, mi credi? Sì, mi credi che va bene. Andrà nella circoscritta ai piedi al triangolo formato dai piedi delle altezze. E va bene. Ora, quindi, questa va in verde. D'accordo. Ma non finisce qui, perché c'è un altro lemma che qualcun altro di voi si ricorderà. I simmetrici dell'ortocentro rispetto ai punti medi. Che anche i simmetrici dell'ortocentro rispetto ai punti medi dei lati stanno sulla circonferenza. Fatemi in effetti provare a copiare il lemma di prima, così baro. Ok, cancelliamo. Simmetrici dell'ortocentro rispetto ai... ancora l'11%, punti medi dei lati stanno sulla circonferenza. E questo significa, quindi, che anche MC, MA, MB stanno sulla circonferenza verde. I punti medi. Sono su circonferenza verde. E in effetti, ora, abbiamo appena descritto una circonferenza particolare su cui abbiamo detto che stanno ben 6 punti, i piedi dell'altezza e i punti medi dei lati. Se vogliamo, naturalmente ci sono anche altri punti che possiamo individuare abbastanza facilmente su questa circonferenza, che sono questi rossi. E questi sono i punti medi del segmento CH, del segmento HB e del segmento HA, che si ottengono applicando l'omotetia di centro A che ragione un mezzo a C, B e A. Cioè questo è così, questo è così, questo è così. E anche i punti rossi. E questa circonferenza verde che si ottiene con questa omotetia, che molti di voi potrebbero aver già sentito nominare, è quella che si chiama circonferenza
7 e i 9 punti. Su cui stanno questi 9 punti che abbiamo descritto adesso, se preferite, circonferenza di Feuerbach. E questa omotetia di per sé, voglio anche commentarvi brevemente questo fatto, in un problema delle Olimpiadi, non è che riconosce, dire, ah, su, faccio l'omotetia in H di ragione un mezzo, viene la circonferenza di Feuerbach. Questo problema ha dentro un piede dell'altezza e un punto medio, e questi stanno entrambi sulla circonferenza di Feuerbach. Questa affermazione in un problema probabilmente varrà 0 punti. Tuttavia, la consapevolezza dell'esistenza di questa omotetia è una cosa che può aiutarvi a inquadrare un problema e a capire quali componenti potete utilizzare da quale parte. E sulla circonferenza di Feuerbach in particolare, se il programma di G3 rimane simile a quello del passato, probabilmente domani vedrete anche delle configurazioni un po' più specifiche delle applicazioni. Adesso direi che facciamo i nostri 15 minuti di pausa e poi riprendiamo con un paio di esempi che sono più simili a delle vere e proprie applicazioni delle omotetie nei problemi, e parliamo di spiral similarities. Ma lei, quando nella circonferenza di Feuerbach, quando ha disegnato il triangolo e poi la circonferenza circoscritta, come ha dimostrato che KA e KB e KC si trovano sulla circonferenza circoscritta? Ok, se... cioè che i simmetrici si trovano sulla circonferenza circoscritta, per poi dire che con la omotetia di un mezzo tutti quei punti, quei 9 punti si trovano... Ok, non l'ho dimostrato. Questi due lemmi sono due fatti noti, fra virgolette, ok. Vi avrei potuto dire che si dimostra facilmente per angle chasing questo. Li ho dati come fatti in questa discussione. E usando il fatto che i simmetrici si trovano sulla circoscritta, ho detto che allora la circonferenza, immagine della circoscritta tramite questa omotetia, passa per HA, HB, HC. Ti torna? Abbastanza, più o meno. Cioè, se volessi dimostrare, per esempio, che KC sta sulla circoscritta, dovrei dire, ah, vabbè, allora calcolo l'angolo CKC, scopro che è uguale all'angolo beta e quindi KC sta sulla circoscritta, ma ci vorrebbe un conto di angoli per dimostrarlo. Però una volta che lo so questo fatto, allora so certamente che per definizione le immagini di KA, KB, KC tramite questa omotetia stanno su una circonferenza che è l'immagine della circonferenza circoscritta ai 3 punti tramite questa omotetia. Perché circonferenze vanno in circonferenze, e se passavano per 3 punti, la circonferenza immagine passa per i 3 punti che sono immagini dei 3 punti originali. E allo stesso modo, sapendo che i simmetrici di H rispetto ai punti medi stanno sulla circoscritta, allora so che anche i punti medi dei lati stanno sulla circonferenza verde, che è l'immagine della circoscritta, tramite l'omotetia. Spero torni questo discorso, perché è abbastanza il... Sì, okay. Abbastanza. Nel frattempo siamo pronti a ricominciare. Mi sembra che il tutto funzioni anche meglio di prima qui, ok. E ricominciamo la registrazione. Allora.
Cioè, ricominciamo la registrazione se posso farlo. Io l'avevo messa in pausa. Ok, ok. Eccoci. Allora, vi avevo promesso un altro pochino di esercizio sulle omotetie e poi almeno qualche accenno a una categoria di trasformazioni un po' più generali delle omotetie, cioè le rotoomotetie, che risolvono un po' il problema che avevamo prima, dato dal fatto che le omotetie mantengono talmente bene le cose che mandano rette in rette a loro parallele e non è che possano trasformare quanto a volte vorremmo per mandare un qualunque triangolo in un triangolo a lui simile. Ma per adesso, allora, facciamo un problema più in stile problema olimpico, nel quale potremmo utilizzare le omotetie all'interno della soluzione. Diciamo, questo, ora non ho la fonte al momento, ma diciamo problema. Anche questa in realtà è una configurazione classica. Supponiamo di avere due circonferenze, ok, una e due, dove la seconda circonferenza, la farò in verde, se mi lascia. Ok, la seconda circonferenza è tangente internamente alla prima in un punto P. D'accordo? Tangenti internamente. E cosa facciamo? Tracciamo una tangente alla circonferenza verde. La farò in fucsia. Vediamo se riusciamo. Ok, ma sembra un po' troppo simmetrico. Ok, questa tangente in T alla circonferenza verde e interseca in A e in B la circonferenza esterna, la circonferenza blu. Ok, adesso tracciamo PA, PT e PB. E la mia tesi è un'uguaglianza di angoli. Voglio dimostrare che APT è uguale come angolo a TPB. Scusi, la tangente non passa per il centro, giusto? Altrimenti AB sarebbe il diametro. Potrebbe passare per il centro oppure no, non lo sappiamo. Cioè, è una tangente qualunque della circonferenza verde. Potrebbe anche essere questa, te ne disegno un'altra, che non sembra passare per il centro, ma potrebbe anche essere questa qua, eh? D'accordo? Quindi non lo sappiamo. Sappiamo che abbiamo queste due circonferenze, la blu e la verde, tangenti internamente in P. E sappiamo retta per T tangente alla verde. Interseca in A e B la circonferenza blu. Ok, come risolviamo questo problema? Come facciamo a dimostrare che quei due angoli sono uguali? Questo è un tipico problema con delle circonferenze con una configurazione semplicissima, ma nel complesso un po' fastidioso da approcciare, senza idee
interessanti. Ed è uno di quei problemi in cui sfruttare le omotetie vi rende tutto, si spera, immediatamente più chiaro. Se doveste usare un'omotetia, che cosa riuscireste a inventarvi? Potremmo dimostrare che T va in M il punto medio dell'arco B e che quindi APM, perché PTM sarebbero allineati, APM uguale MPB e quindi TPA uguale TPB. Per esempio prendendo i centri e dicendo che sono entrambi perpendicolari al punto... Ok, cioè quindi se dovessi parlare in termini di omotetia, che cosa stai... Che T va in... se io prendo l'omotetia che trasforma la circonferenza piccola in quella grande, il centro è P e T va in M. Esatto, centro P che manda la verde nella blu. E qui stiamo sfruttando un fatto importante che è che se ho due circonferenze, sicuramente posso trasformare una nell'altra tramite un'omotetia. D'accordo? E faccio questa omotetia e considero l'immagine di T. L'immagine di T sarà un punto sulla circonferenza blu. Aspettate, fatemela spostare di sotto, così ci capisco qualcosa. Quindi l'immagine di T è un punto, scusate, allineato con PT sulla circonferenza blu. E tu giustamente suggerisci di chiamare questa immagine M. Ma adesso cosa facciamo una volta che abbiamo questo punto? M, immagine di T per questa omotetia. A questo punto cosa possiamo fare? Magari prendiamo i centri e sfruttiamo la perpendicolarità alla corda. Ah, ok, ok. Tu prenderesti i centri. Io una cosa che avrei fatto per sfruttare appieno il fatto che stiamo facendo questa omotetia è considerare l'immagine della retta viola, per esempio. Ora, l'immagine della retta viola a questo punto è tangente alla circonferenza grande in M, giusto? E a questo punto possiamo tentare un po' di angoli. Se disegniamo un altro po' di segmenti, che cosa succede? Considero... Ma scusi, non ho capito, la circonferenza verde si è trasformata in quella azzurra? Sì, abbiamo detto, prendo l'omotetia di centro P che riscala le circonferenze una nell'altra. Ok. D'accordo? Se vuoi, diciamo semplicemente, prendo l'omotetia di centro P che, sì, che manda la circonferenza verde nella blu. D'accordo. Okay. A questo punto, ora che abbiamo tracciato la tangente in M, che cosa succede? Che angoli possiamo calcolare? Possiamo dire, per esempio, che questo angolo qui, puntino, BPM o BPT, d'altra parte è quello che mi interessa, è uguale a BAM. Giusto? Ma adesso che cosa so della retta, delle due rette viola?
Non potrebbero essere parallele? Sì, non solo potrebbero, ma sono parallele. Perché quindi teoricamente, dato che sono angoli alterni esterni, alterni interni, ad esempio BAM dovrebbe essere congruente a AMR, dove R è la retta. Esattamente. La seconda retta. E poi sì. La tangente a circonferenza blu in M. Ed è parallela a R. Quindi cosa ho scoperto? Che il puntino viola che ho disegnato, che è l'angolo BAM, siccome questi sono alterni interni, è anche l'angolo AM, quello che sia, X, se vogliamo chiamarlo così. Ok, e adesso che cosa posso sfruttare? Questa nuova retta viola, MX, non solo è parallela a R, ma è anche tangente alla circonferenza blu, il che significa che AMX insiste sull'arco AM della circonferenza blu, ma anche APM insiste sull'arco AM della circonferenza blu. E quindi ho dimostrato la catena di uguaglianze MPB uguale MAB uguale AMX uguale APM. Che mi dimostra esattamente quello che volevo, cioè APT uguale TPB. Siamo d'accordo? Questo era un esempio di uso dell'omotetia. Un altro esempio importante. Dimostriamo quello che a volte si chiama lemma della simmediana. Ora, il lemma della simmediana dice questo, disegniamo anzitutto un bel triangolo. Ce la facciamo. Lo chiamiamo con A in cima, va? ABC, perfetto. Ora, la mediana sapete tutti che cos'è, d'accordo? Se riesco a beccare un punto medio più o meno, questa diciamo che è la mediana. La simmediana è la simmetrica della mediana rispetto alla bisettrice. Ora provo a disegnarla. Anzi, non provo ancora a disegnarla. E adesso poi vi enuncio il tutto più chiaramente. Fatemi intanto disegnare la circonferenza circoscritta da BC, se ci riusciamo. Ok. Qui abbiamo la circonferenza circoscritta ad ABC. E adesso traccio due cose. Traccio le tangenti alla circonferenza circoscritta in C e in B. Non sembra molto tangente, mi direte voi, non avreste torto. Vabbè. Diciamo che è tangente, eh? Credetemi. E qui c'è un punto che chiamerò T, d'accordo? E poi traccio il segmento a T. Il lemma che vi voglio dimostrare è che la retta
diciamo, l'asse in retta. A T così costruita è la sin mediana uscente da A, cioè la sua simmetrica rispetto alla bisettrice di BAC contiene la mediana AM. È chiaro cosa voglio dire? Quello che voglio dire è che se prendo AT, gli angoli che forma con AB e AC sono essenzialmente sono uguali. Gli angoli che AT forma con AB, l'angolo che AT forma con AB è uguale all'angolo che AC forma con AM, dove AM è la mediana. Questo voglio dire. Questa retta celestina sarebbe la bisettrice di BAC. Ok, questo è quello che voglio dimostrare. Come faccio? Ma teoricamente, se la bisettrice è l'asse di simmetria della mediana, cioè l'angolo, cioè considerando l'intersezione tra BC e AT, che sarebbe l'intersezione tra sia BC e la linea verde. Sì. Non so, indichiamo questo punto con S, ecco. Sì. Cioè S è A e poi il punto vicino, che però non è anche quello che abbiamo indicato. Ecco, quello è quello vicino. Sì, quei due. Sì. Gli angoli formati, quindi S, A e quello lì A, M, non dovrebbero essere uguali? Sì, cioè S, A, L e L, A, M sono uguali. Questo è quello che sto chiedendo. L'ho scritto come B, A, S sul disegno uguale M, A, C, perché erano angoli un po' più grossi e più facili da disegnare. Ma se guardi è equivalente, no? Perché B, A, L è uguale a LAC. E quindi l'uguaglianza di questi due angoletti azzurri, questo angoletto azzurro e questo angoletto azzurro, è equivalente all'uguaglianza dei due punti verdi, per il fatto che la retta celeste è bisettrice. Sì. Sì, sono due condizioni equivalenti per dire che quella è la simmediana. Esatto, la retta verde. Ok, qui cosa... Allora, ci sono mille modi di dimostrare questo lemma, in realtà. Ne vogliamo produrre uno, e ne vogliamo produrre uno che coinvolga le omotetie, d'accordo? Scusi, ma non ho capito cosa dobbiamo dimostrare. Dobbiamo dimostrare che se io prendo un triangolo ABC qualunque, ok, e la sua circonferenza circoscritta, prendo le tangenti alla circoscritta in B e in C, le interseco, esce un punto T, adesso considero la retta AT, questa è la simmediana uscente da A, nel senso che è simmetrica rispetto alla mediana nei confronti della bisettrice dell'angolina. Ok. Ci siamo? Ok, questo vogliamo dimostrare. Ok, adesso che cosa vogliamo fare? Fatemici pensare un attimo. In realtà non ho per niente lo spazio, scusate, di fare quello che vorrei, e cioè
di disegnare una circonferenza, perché questo genere di domanda è tanto più difficile quanto più c'è da disegnare qualche punto o parte della configurazione extra. Quello che vorrei disegnare io è la circonferenza centrata in T e di raggio TB a questo punto. Fatemi tentare questa cosa, vediamo. Chissà se... una spezzata, bellissimo. Ok, vediamo se invece... Okay. Ok, intanto disegniamo questa circonferenza e prolunghiamo i lati AB e AC. Purtroppo mi va sul testo del problema, ma per ora non ci faremo troppi problemi. Chiamerò questo X e questo Y. Ok, diciamo già abbiamo fatto un passo non facile, che è quello di inserire altri punti rilevanti per questa configurazione. E poi vogliamo fare un'omotetia. Ok, quindi per ora cosa possiamo scoprire su questa configurazione di interessante? C'è un fatto che da questa figura sembra vero. Voi avete idea? Beh, allora, che T è il centro? Beh, che T è il centro l'ho chiesto, quindi spero sia vero. Magari che ABC è simile a da XY. Ok, questo forse sì. Effettivamente sembra vero. Beh, un angolo in comune. Un angolo in comune, ottimo. E c'è qualcos'altro? I punti X, T e Y sono allineati? Ok. Mi piacerebbe dimostrare che i punti X, T e Y siano allineati. Allora, prima cosa, X, T e Y sono allineati. Questo dovrebbe essere facile da vedere se è vero. Perché facciamo un pochino di angle chasing. Intanto, X, B, T, che cos'è? O meglio, facciamo qualche angolo facile. L'angolo C, B, T è alfa, giusto? Perché BT è tangente e insiste sull'arco BC. E anche quest'angolo è alfa. E quindi l'angolo BTC è pi greco meno 2 alfa. Quindi fin qui fantastico. Invece sull'angolo TXB e XBT cosa possiamo dire? Congruenti. Sono congruenti. E che angolo sono questi? Se ci pensate, sappiamo che TBC è alfa, CBA è beta per definizione, no? Quindi gamma. Quindi questo è gamma. E quindi questo è gamma. Quindi questo è pi greco meno 2 gamma. E quindi qui dall'altra parte sarà la stessa cosa, ci saranno beta e beta, e questo sarà pi greco meno 2 beta. E quindi cosa abbiamo trovato? Che x, t, y, che cos'è? 180 come angolo. Esattamente pi greco, perché è 3 pi greco meno 2 pi greco, benissimo.
E quindi abbiamo mostrato questo allineamento. Ora, questi angoli che abbiamo scritto, il gamma, beta e il fatto che ci sia in comune l'angolo in A, ci dimostrano automaticamente esattamente quello che volevamo, cioè che ABC è simile a, e fatemelo scrivere già giusto, perché ABC e XYA, ho detto in un ordine casuale i vertici, sono effettivamente simili perché hanno gli stessi tre angoli, giusto? Però sono simili in un modo un pochino strano, perché ABC in questo ordine è simile a AYX in questo ordine. Ordinatamente. Giusto? E quindi, ora, quello che io vorrei fare, idealmente, quando ho due triangoli simili, quello che vorrei tentare di fare, visto che hanno un vertice in comune in questo modo, è costruire un'omotetia che mandi uno nell'altro. Ma esiste un'omotetia che manda ABC in AXY? No, perché i lati non sono paralleli, perché... Non sono paralleli, sono quello che si chiama antiparalleli, perché formano gli angoli in ordine diverso. Non esiste un'omotetia che mandi ABC in A, YX. Ma cosa posso fare? Che altra isometria posso usare per mandare davvero ABC in AYX? Si dovrebbe fare prima una simmetria che abbia come asse, se non sbaglio, AM. Allora, e poi prima... fare l'omotetia per portarlo a diventare AX, AYT, AYX. Sono quasi d'accordo, ma non al 100%, nel senso che tu mi hai detto facciamo una simmetria che abbia come asse AM. Ma il mio obiettivo qui, che cos'è in realtà? È portare C sulla retta AB e B sulla retta AC, giusto? Per poi fare un'omotetia. Vorrei scambiare le rette AB e AC, idealmente. Se lo faccio, ho vinto, perché ho raddrizzato la parallela. Sì, sì, quindi bisettrice, non mediano. Precisamente, quello che devo usare, la simmetria che mi manda davvero la retta AB nella retta C, è quella fatta con la bisettrice dell'angolo BAC. Quindi posso fare prima una simmetria di asse bisettrice di BAC, poi un'omotetia per mandare. Allora, cosa riesco a fare? Vabbè, A in A, centro della mia omotetia, e sta sulla retta della simmetria, d'accordo. Poi mando C in X e B in Y. Ok, detto questo, qual è la mia domanda in tutto questo? Se volete, perché questa omotetia è bella? Questa omotetia manda, diciamo, la retta
Mandamenti. Esatto. Di per sé manda la retta contenente la mediana nella simmediana. Per definizione. Perché cosa succede alla retta della mediana, alla retta blu AM? Quella, per definizione, se faccio una simmetria rispetto alla bisettrice celeste, va nella simmediana, chiunque sia la simmediana. E poi se faccio un'omotetia di centro A non le succede niente, perché è una retta passante per A. Quindi, ok, sicuramente manda M nella simmediana. E adesso cosa dico? Esattamente quello che una di voi, che non so identificare, ha detto prima. E cioè, dove manda M? M nel punto medio, che poi questa omotetia, scusate, questa trasformazione, che è una simmetria più omotetia. Manda la retta contenente la mediana nella simmediana, dove manda M nel punto medio del segmento immagine di BC, che è YX, cioè T. Quindi cosa sto dicendo? Cosa ho detto? Che M va in T. Siete d'accordo su questo? Avete obiezioni? Non ne sento. Quindi la retta AM va nella retta AT, che è perciò la simmediana. E in particolare sono vere quelle cose che abbiamo detto prima sugli angoli che abbiamo segnato col puntino e sugli angoli celesti. Ci siamo? Si è capita questa? Era un po' più complicata? Sì, silenzio. Ok, sì, un po' più complicata di prima, sa quella di prima. Infatti, si sta andando sempre più sul complicato. Anche perché non sai mai se stai facendo la cosa giusta, perché metti mezz'ora di tutta sta roba, poi alla fine concludi, metti niente e dici, cavolo, sto facendo mezz'ora. Ok, visto che effettivamente stiamo andando più sul complicato e che sbaglio sono un quarto alle cinque, sì, lo sono, direi che possiamo fare un'altra pausa. Nonostante questo mi faccia guadagnare una sgridata di Sam a posteriori, penso di dover essere del tutto onesta e dire che ok, nel programma vi avevo messo anche le rotomotetie e in effetti durante la prima e un pochino seconda parte ho un po' suggerito che forse le omotetie con cui stavamo lavorando non facciano proprio tutto quello che vogliamo e in effetti abbiamo visto come può essere utile comporre un'omotetia con un'isometria, per esempio una simmetria, una riflessione. E omotetia più riflessione è una combinazione che si usa molto nel risolvere i problemi. Omotetia più rotazione è un'altra combinazione molto utile che sono sicura avrete occasione di vedere e dovrei aver anche suggerito per i problemi da fare a casa un problema che si farebbe con omotetia più rotazione, però non mi sembra verosimile gestire tutto quello che rimane da fare nell'ultima sezione, perché già la parte di cui invece parleremo più in dettaglio, a meno che non l'abbiate già vista, e di nuovo alcuni di voi magari si saranno già documentati su questa cosa, è abbastanza
intensa potenzialmente, parleremo di un'altra trasformazione, l'ultima che c'era nella lista del programma, e cioè l'inversione. Ora, cosa vogliamo dire sull'inversione? Prima di tutto, è una trasformazione del piano in senso un pochino più lato, nel senso che se dovessi essere proprio precisa, forse preferirei dire che l'inversione è una trasformazione del piano meno un punto in sé. Come funziona l'inversione? Allora, che ingredienti ci servono in questo caso? Essenzialmente una circonferenza. O se vogliamo, ci serve un centro di inversione, O, di inversione, e un raggio. Di inversione che ci dà, diciamo, un raggio positivo, ci dà automaticamente una circonferenza che chiamiamo la circonferenza di inversione, più o meno questa. Ok, come funziona l'inversione? Dove manda i punti? Supponiamo di avere un punto P . Facciamo finta che sia, diciamo, qui, per esempio, dentro la circonferenza. P va in un punto P primo che sta sulla retta, anzi, sulla semiretta OP, d'accordo? Quindi magari qui ci sarà il mio P'. Ma che punto è sulla semiretta OP? È il punto tale che OP per OP' come prodotto delle lunghezze faccia R quadro, dove R è il raggio di inversione. Ok? Detta così, vabbè, è una definizione che, dato un punto, me lo manda in un altro punto. Fin qui non è che abbiamo capito moltissimo di cosa sia questa inversione. Ora cerchiamo di ottenere il più informazioni possibile su cosa io abbia veramente definito, d'accordo? Allora, cosa riusciamo a capire già da questa definizione? Beh, una cosa che forse riusciamo a capire abbastanza è perché mi sono preoccupata del fatto di dover mandare il centro di inversione da qualche parte, giusto? Perché OP, se P fosse il centro di inversione O, avrebbe lunghezza zero. E a quel punto vorrei mandarlo in un posto che sia a distanza tale dal centro, tale per cui quella distanza per zero faccia R quadro. È un po' discutibile che questo sia fattibile nel piano. Quindi forse era già una buona idea dire, vabbè, il centro di inversione non esiste, lo lasciamo perdere. Poi ne riparleremo forse un pochino ulteriormente. Ok, che altro riusciamo a capire da questa formula? Per esempio, se P... Il rapporto tra... OP è il raggio uguale al raggio fratto OP primo. Sì, e questo mi dice una serie di cose. Per esempio, se P è dentro la circonferenza. Sì, P primo sarà fuori. È dentro il cerchio azzurro. Allora... P' è fuori e viceversa.
Ok, ottima osservazione. Ah, un'altra osservazione abbastanza ovvia. P, diciamo, dentro va in un punto P' fuori. Dove va il punto P' tramite inversione? Sul punto diametralmente opposto. Oppure su se stesso. Allora, mettiamo di invertire P in O con una circonferenza. Esatto, perché che succede? È biettiva. Che succede? Esatto, beh, biettiva, sì, è involutiva, si direbbe. Se prendo P, vado a prendere un punto P primo sulla retta OP, sulla semiretta OP, tale che il prodotto fra OP primo e OP faccia R quadro. Se faccio la stessa cosa con P primo, ottengo esattamente il punto P, visto che il prodotto di questi due segmenti continua a fare R quadro. Quindi P va in P' se solo se P' va in P, giusto? Si direbbe è un'involuzione. Quello che vuol dire essere un'involuzione è che se la faccio due volte ottengo l'identità. Naturalmente, per come ho dato queste definizioni, ottengo l'identità sul piano meno un punto. Ok. Questa ottima cosa da scoprire. Un'altra cosa che posso scoprire è quali punti rimangono fermi, proprio fermi, per questa inversione. Quelli sulla circonferenza. Esatto. Quando è che P va in P? Beh, in realtà se solo se P sta sulla circonferenza. Benissimo. Queste sono tutte informazioni che sto capendo solo da questa definizione, usandola, diciamo, abbastanza formalmente. Che altro posso dire? Sì, forse da qui non c'è molto altro che possiamo capire, però intanto una cosa che mi posso chiedere è come costruisco il punto P' in pratica. Diciamo, io ho il mio punto O, la mia circonferenza. Cerchiamo di centrare un po' nel punto O. Il mio punto P, ora mettiamolo dentro, visto che ci siamo. Come faccio a trovare il punto P'? Beh, vi faccio vedere come si fa questa costruzione. Non è difficile da trovare. Il punto P' deve stare su questa retta qua. E il punto che ottengo per via di quella formula che ho scelto, lo posso ottenere anche prendendo l'ortogonale alla retta OP per P. Qui ottengo due punti A e B sulla mia circonferenza e poi faccio le tangenti nei punti A e B. E queste tangenti si intersecano proprio sulla retta OP in un punto che è esattamente P' e che da ora in poi scriverò su alcune cose d'esercizio, però sono osservazioni abbastanza immediate. Per P' costruito così ho proprio OP per OP' uguale R quadro, dove R è il raggio della circonferenza. Quindi ho anche un modo geometrico di costruire il risultato di questa inversione. Va bene, però vorrei capire qualcosina di più di questa inversione. Non l'ho messa nelle mie liste di trasformazioni che abbiamo fatto finora. Una domanda. Mm-hmm. Ma se volessi fare un'inversione, cioè un'inversione di un punto, e facciamo caso che il punto coincida con il centro, va a finire sulla circonferenza?
Allora, questo è quello che dicevo prima, no? Che invertire il punto non sembra una buona idea. In un altro senso, invertire il punto è un'ottima idea. Se volete, pensiamoci filosoficamente cosa dovrebbe essere l'inverso del centro della circonferenza. Tenderebbe all'infinito, no? Dovrebbe essere infinitamente lontano, sia considerando la mia definizione di prima, sia considerando questa costruzione che sto facendo. Perché se cerco di invertire il centro della circonferenza, cosa succede? Che ci passano intanto infiniti e infinite semirette, cioè posso scegliere quella che mi pare, forse, di semiretta uscente dal centro per fare questa costruzione. Ok, e a quel punto cosa dovrei fare? Forse dovrei fare l'ortogonale in O, come ho fatto l'ortogonale in P prima a questa semiretta. Va bene, facciamolo. E allora cosa mi escono? A e B qui. E però mi viene, se io traccio le tangenti in A e in B, mi escono due rette parallele che non si incontrano, quindi formalmente la loro intersezione non c'è. Però voi capite che in realtà questo discorso, io cosa sto facendo? Sto prendendo tutto il piano e lo sto rovesciando in modo che quello che sta dentro la circonferenza vada fuori, quello che sta fuori dalla circonferenza vada tutto dentro, cioè avrei una marea di roba fuori che si appiccica tutta dentro e il centro cosa fa? Va all'infinito. Se proprio, anzi, non è neanche una cattiva idea, reimpostare la teoria di questa cosa in modo che l'inversione risulti come una mappa, non dal piano meno il centro nel piano meno il centro, ma dal piano più un punto all'infinito nel piano più un punto all'infinito. Sui punti che non siano il centro di inversione o l'infinito, l'inversione fa quello che vi ho descritto. E quello che fa sul centro e sull'infinito è manda il centro nell'infinito e l'infinito nel centro. Ora, pensate però che questo infinito è una cosa un po' particolare, perché questo raggio che abbiamo scelto all'inizio, uscente da O, poteva essere qualunque raggio. Quindi dovete immaginare il punto all'infinito come un punto che in un certo senso sta su tutte le rette. Lui sta in ogni direzione. Spesso quando andiamo con l'analisi, andiamo all'infinito in una direzione specifica. Qui stiamo immaginando un punto all'infinito che si raggiunge qualunque direzione si prenda nel piano. Questo, se vogliamo, filosoficamente diventerebbe senso. Una circonferenza di raggio infinito. In questo senso, tutte le rette sono circonferenze, perché hanno questo punto all'infinito che le chiude, ma noi non le vediamo dal piano. Il piano ci limita e ci fa vedere una retta infinita, ma in realtà lei si chiude, perché in entrambe le direzioni della retta raggiungiamo lo stesso punto fuori dal piano, che è il punto all'infinito. Quindi già questo ci ha dato una buona intuizione del fatto che una cosa cruciale dell'inversione sia che per l'inversione le rette e le circonferenze sono veramente la stessa cosa. Le rette sono circonferenze infinite, aperte, sono circonferenze che passano per il punto all'infinito, d'accordo? E questo in effetti ricorrerà costantemente in questi discorsi che faremo sull'inversione. Ora, cosa possiamo dire sull'inversione? Com'è fatta? Fatemi fare una domanda vaga. L'inversione conserva le forme? In un qualche senso? Come facevano le trasformazioni che abbiamo visto finora?
La risposta è no. Per niente. Perché se ho una... Insomma, già per esempio, una retta qui, fatemi disegnare una retta marrone. Ok, questa retta, i suoi punti, dove vanno? Può essere anche solo una retta? Se l'hai aperto? Sarà... No. Diventa una circonferenza. La verità è che diventa una circonferenza. Però sicuramente non può diventare una retta, no? Perché lei sta fuori dalla circonferenza, la sua immagine deve stare tutta dentro. Quindi, e passa anche per il centro, perché in teoria passa dal punto all'infinito. Proprio per quello che abbiamo detto prima, passa dal punto all'infinito, una volta che la inverto, diventa una circonferenza che passa per il centro. Ora, non vi ho dimostrato che diventa una circonferenza, però ci riuscite anche voi a dimostrare che diventa una circonferenza. Si tratta di prendere tre punti allineati lungo la retta, invertire e lavorare per vedere che stanno su una circonferenza passante per il centro. Ma proviamo a fare una specie di schemino di cosa diventano le varie curve tramite inversione. Allora, tramite inversione vediamo. Una cosa facile che sappiamo dire da subito è le rette... Io vi ho disegnato quella retta marrone, ma le rette però cosa diventano? Circonferenza con centro A? Non sono d'accordo, ma è molto facile rispondere a questa domanda se ci si deve spezzare. Si deve esterne alla circonferenza. Pensate a una retta però. Rimangono qual era la costruzione? Cioè Questa cosa qui, no? Questa è una retta però. P su quella retta andava in P primo o preso dove? Rimane in quella, rimane la retta. Rimane la stessa retta. Solo le rette, con una densità però, di punti maggiore verso il centro. In un certo senso. In un certo senso. Cosa succede a questa retta? Una retta però cosa succede? Che o va all'infinito. In fondo la retta però è una circonferenza con un punto all'infinito, il punto O va nel punto all'infinito e i punti vicini a O vanno in punti lontanissimi, vanno in punti vicini all'infinito, fra virgolette. Quindi questa retta in qualche modo, le due semirette si rovesciano separatamente, no? Ok? E la retta si trasforma in questo modo, d'accordo? Quindi le rette però si corrispondono con rette però. Le rette non però, con cosa si corrispondono? Abbiamo appena discusso, senza dimostrarlo, che vanno in circonferenze però. Per... Ok. E notate che siccome abbiamo detto che è un'involuzione, le circonferenze però, viceversa, devono andare in rette però, non c'è altra possibilità, d'accordo? E ora, a questo punto, le rette le abbiamo fatte tutte, d'accordo? Se gestiamo rette e circonferenze, quello che ci manca è, ci mancano le circonferenze non però. Dove pensate che vadano? Anche questo al momento non lo dimostriamo. Possono andare in rette? No. No, sicuramente no. In altre circonferenze non però, forse. Andranno in altre circonferenze non però. Questo è corretto. Ok, questo è quello che succede
alle rette e alle circonferenze. Ora, ci può sembrare che tutto vada malissimo, perché tante quantità che abbiamo presente sicuramente non si conservano. Per esempio, non si conservano le distanze, si conservano i rapporti fra le distanze? No. Non possono conservarsi per come è definita. Ora, se dovessi scriverlo così in generale, potrei anche dire che non si conservano gli angoli. Ed è vero che gli angoli, diciamo, almeno fra punti, se io guardo punti A, B, C e guardo l'angolo ABC, sicuramente l'angolo ABC non è uguale all'angolo A' B' C'. D'accordo? Gli angoli non si conservano in questo senso. Quello che si conserva, ma è un po' più difficile da usare e più fastidioso da definire, se volete, sono gli angoli fra curve, a patto di definire gli angoli fra rette, fra circonferenze nel modo giusto. Però voi capite che, visto che le rette si trasformano in circonferenze e viceversa, ci vuole un modo robusto per definire cosa vuol dire l'angolo fra una retta e una circonferenza e cosa vuol dire dire che quello sia uguale all'angolo fra due rette, per esempio. Quindi ci vuole un po' di lavoro teorico per determinare cosa si conservi in termini di angoli. Però essenzialmente qui si conserva molto poco. Certamente, cosa possiamo dire? Si conservano o scambiano allineamenti con ciclicità eccetera, si conservano, metto fra virgolette, concorrenze, nel senso che se un punto sta su una retta e due circonferenze, sicuramente quel punto starà sull'immagine di quella retta e sull'immagine di quelle due circonferenze. Questo quasi, cioè, per definizione, qualunque trasformazione questo lo farebbe. Ma col fatto di scambiare queste rette e circonferenze, questo ci consente di utilizzare l'inversione per risolvere dei problemi. E adesso ci proviamo, nonostante sia tardissimo, però facciamo un tentativo di fare il più possibile. Ok, abbiamo descritto come funziona l'inversione. Ah, però ci serve almeno un'altra cosa. Domanda. Anzi, ce ne servono due. Una non ci serve, ma ve la voglio dire. Esercizio. Come si esprime? Abbiamo detto prima che una cosa importante da saper fare con le trasformazioni del piano è saperle scrivere in coordinate. In questo caso, un modo comodo di scrivere le inversioni in coordinate, se mai vi trovaste a doverlo fare, è con i complessi. Inversione nell'origine con i complessi si scrive così: z, numero complesso, punto, va, e questo lo potete dimostrare, in r quadro diviso z bar. Quindi un'espressione bella. Quando scrivete le cose con i complessi, se cercate di fare un'inversione, magari cercatela di fare nel centro del piano di Gauss, che è più comodo.
Ok, e un'altra cosa è come cambiano le distanze. Abbiamo detto che cambiano, questo è sicuro. Ma se io ho un centro di inversione O e poi ho due punti, A e B, ok? Non so che cosa sia il raggio di inversione e mi interessa poco al momento. Però diciamo che A andrà per inversione in un punto A primo e B andrà in un punto B primo. Ok. Cosa so dire di distanza fra A primo B primo rispetto alla distanza fra A e B? In realtà la so calcolare. Perché che cosa so? Che ho B su OA è uguale a che cosa? A OA primo su OB primo. Questo perché OB per OB primo è uguale a OA per OA primo, che è uguale a R quadro per la definizione di inversione. Quindi che cosa ho scoperto? Che la retta AB e la retta A primo B primo sono antiparallele. Cioè qui ho, fatemi fare un colore neutro, puntino con puntino e angolo con angolo, perché i triangoli OBA e OA primo B primo sono simili in questo ordine, d'accordo? Quindi so anche calcolare quant'è A primo B primo. Quanto viene? Viene AB per diciamo OB primo su, e questo chi è? OA. Quindi se volete possiamo chiamarlo AB per R quadro su OA per OB. Siamo d'accordo? Giusto per renderla un pochino più simmetrica. Comunque in funzione di OA, OB e AB so effettivamente calcolare la distanza fra primo e B primo. Domanda, e scusate ma almeno un quarto d'ora andremo avanti, dai, cercherò di smettere tra un quarto d'ora. Ok, domanda. Io ho disegnato queste cose, vedo che a volte viene la tentazione di dire ah vabbè, quindi il triangolo OAB va nel triangolo OA'B'. Oppure la retta AB va nella retta A'B'. Ma se io dovessi fare davvero l'immagine del triangolo OAB, questa sarebbe un triangolo? Domanda importante sarebbero questa, per capire. Tre circonferenze. Sarebbero, questi sono segmenti a questo punto. Quindi quel sarebbero tre archi di circonferenza. Tre archi. Sì. Ora, fatemi un attimo pensare. In realtà vi sto mentendo. In questo, se considero il triangolo OAB, ok? Supponendo che A' e B' siano qui, ok, OA dove va il segmento? Esatto, questi pezzi vanno bene. OA andrà effettivamente, vabbè, non nel segmento OA' direi, ma nel segmento A' verso l'infinito, in una semiretta.
giusto? OP andrà nella parte B' verso l'infinito, sulla stessa semiretta. Mentre il segmento AB dove va? Cosa diventa? Ah, il segmento AB è un arco di circonferenza, perché quelli passano per il centro, mentre il segmento AB non passa. Corretto, il segmento AB è un segmento su una retta che non passa per il centro, quindi il segmento AB diventa un arco di circonferenza. Quindi ricordatevi sempre che possiamo anche fare disegni come questo e calcolarci, per esempio, la distanza tra A' e B', ma non bisogna confondersi e pensare che questo disegno rappresenti il fatto che il segmento AB trasformi nel segmento A'B', perché certamente non è così. D'accordo. Ok, cerchiamo di applicare, di fare un'applicazione dell'inversione a qualcosa. Ve ne volevo fare due, però adesso vediamo. Una applicazione bella, penso, dell'inversione. Applicazione. È una dimostrazione magica del teorema di Tolomeo. Avete presente il teorema di Tolomeo? No. Ah, no, ancora meglio. Ve lo enuncerò in una versione che magari è leggermente diversa da una a cui siete abituati, però mettiamola così. Spesso il teorema di Tolomeo si enuncia dicendo che in un quadrilatero ABCD la somma dei prodotti dei lati opposti è uguale al prodotto delle diagonali se e solo se il quadrilatero è iscrittibile in una circonferenza. Ma ora ve lo riscrivo in una versione, se volete, un pochino più forte, che è: se faccio AB per CD più BC per AD, di A, chiamiamolo, questo è, spero di dirla giusto, sì, direi di sì, minore o uguale di AC per BD, con uguale se e solo se ABCD è ciclico. Dove ciclico vuol dire che si può iscrivere in una circonferenza. Ora, qui facciamo un esempio di un'applicazione dell'inversione apparentemente miracolosa, perché, e volevo farvi un esempio di questo tipo almeno per primo, a volte non è addirittura importante quale sia il raggio di inversione che scegliete, e questo è il caso, ma quello che è importante è semplicemente effettuare un'inversione in un punto ben scelto. Ora, in questo caso è tutto molto simmetrico, no? I punti A, B, C, D non si distinguono veramente fra loro. Quindi quello che farò è, farò un'inversione, faccio inversione di centro D e raggio R, dove R è qualcosa, è un raggio positivo che si vedrà più avanti, non è rilevante. E ora, questo è un tipo di applicazione dell'inversione in cui io dichiaro, inverto in un punto con un raggio e poi faccio un disegno potenzialmente completamente nuovo, da capo, ricostruendo come si trasforma questo disegno. D'accordo? Ora, se io inverto in D, cosa succede a tutto quanto? Vabbè, c'è il mio punto D, che è il centro di inversione, e poi da qualche parte andranno il mio punto A', il mio punto B' e il mio punto C'. D'accordo? E quello che faccio adesso è scrivere
scrivere la cosa più ovvia che io possa dire su A', B' e C'. E ora capiremo perché mi è venuta in mente questa cosa, perché di per sé è un po' strana. Ora, se io voglio scrivere, vabbè, fatemi scrivere così, che finora ho usato questa notazione per le distanze. Cosa so sulle distanze fra A', B' e C'? Sicuramente. Beh, A', B'. Più B', C'. È maggiore o uguale di A', C'. Questa è la disuguaglianza triangolare, giusto? Sui punti A', B', C'. Ora, quando è che vale l'uguaglianza? Quando sono allineati. Se solo se sono allineati. Ma quando è che i punti A', B' e C' sono allineati? Quando è del genere il triangolo. Quindi... Sì, ok. Ma in termini di inversione? Se ora sono su una retta, quindi prima erano su una circonferenza. Sì, ora stanno su una retta non per D, se, solo se prima stavano con una, per in una circonferenza per D. Quindi se solo se A, B, C, D conciclici. E qui è il trucco del perché ho scritto questa cosa, non l'ho scritta a caso, ma perché la condizione di essere allineati che mi dà l'uguaglianza qui è esattamente la condizione di ciclicità che dovrebbe darmi l'uguaglianza in Tolomeo. E ora quello che devo fare, sperando di aver scritto il tutto correttamente, è semplicemente usare questa cosa qui che ho fatto sopra, perché io lo so che cosa sono A', B' in termini di AB, BC, eccetera, eccetera, no? Perché che cos'è A', B'? Ora, A', B', riscrivo questa. Questa qui è, abbiamo detto che è AB per R quadro diviso OA per OB in origine, però O è D in questo caso. DA per DB, giusto? Poi B', C' è BC, R quadro diviso DB per DC. Ok? E qui mi viene maggiore o uguale A' C' che è AC per diviso R quadro diviso DA per DC. Ok? E adesso cosa facciamo? Vabbè, R quadro, ho appena scoperto che, come vi avevo promesso, non importa niente. Benissimo. E ora quello che dovremo fare sarà moltiplicare per DA per DB per DC, giusto? Moltiplico applicando per DA per DB per DC si ottiene esattamente Tolomeo, perché mi esce AB per CD, che è la cosa giusta, più BC per AD, che è la cosa giusta, mi esce l'altra disuguaglianza, che vuol dire che ho sbagliato disuguaglianza nell'enunciato, quindi ora lo vado a correggere, però maggiore o uguale di AC per BD, corretto. Ok. Quindi qui avrei dovuto mettere maggiore o uguale, che d'altra parte, perché non avrei dovuto fare un errore del genere, fra parentesi, ce l'avevo nel,
in background questa cosa autocorrettrice. Perché se ci pensate... Nel senso di mettere il minimo. Non so cosa suggeriste voi, ma in realtà ci sono tantissimi... Scusa, ci interrompiamo a vicenda. Ma per esempio una cosa che mi viene in mente è, non lo so, fare un schiacciare il quadrilatero finché non diventa palesemente non iscrivibile in una circonferenza e però una diagonale va a zero e invece i lati non diventano degeneri e quindi il prodotto delle diagonali deve essere quello che può essere arbitrariamente piccolo rispetto alle somme dei prodotti dei lati. Quando vi mettete a scrivere un enunciato del genere, se avete un dubbio come il mio nello scrivere, pensate a dei casi stupidi, controllate su quelli e così siete sicuri di non fare figuracce. Ok, purtroppo mi sembra che sia abbastanza tardi, che non sia il caso di insistere, però spero che fin qui più o meno ci siamo e prendo le vostre domande anche su Rocket Chat. Ci saranno tanti problemi nel foglio dei problemi. Ora vediamo in futuro se nelle lezioni extra magari un altro po' di inversione ci sarà. D'altra parte ci vuole un po' di tempo per abituarsi a questi nuovi argomenti se non li avete mai visti prima. Ok, vi lascio andare così con la dimostrazione magica di Tolomeo.